ragazzi, benvenuti in questo video. Era un video che avevo pensato di portare sul canale perché l'argomento di cui tratteremo oggi, che sicuramente avrete anche capito dal titolo del video, è appunto una grotta, la grotta che si trova nel mio paese, la grotta di San Michele. Ecco, quello che faremo oggi sarà un vero e proprio tour guidato all'interno di questa cavità. Registro adesso perché sto aspettando una visita che arriverà tra un po'. E perché sì, io faccio anche la guida all'interno di questa grotta e vi voglio portare con me all'interno di una di queste visite. Ovviamente, se voi volete vedere la grotta dal vivo, cosa che vi consiglio caldamente perché ne vale davvero tanto la pena, è uno spettacolo mozzafiato. Non esitate a farlo, ci sono su internet i numeri per contattare le guide, o comunque potete chiedere a me senza problemi, si organizzeranno le visite per vedere dal vivo la grotta. Siccome appunto l'ultimo video risale a più di 4 anni fa, ho pensato di fare un video magari fatto un pochino decentemente, perché non ho mai fatto un vero e proprio video fatto bene di questo tour incredibile. Di raccontarvi tutte le chicche che appunto questa grotta ha da mostrare e da raccontare. Quindi, senza perdere altro tempo, adesso iniziamo la discesa all'interno della grotta e iniziamo questa visita. E iniziamo percorrendo appunto questo ingresso che vedete dietro alle mie spalle, che è l'ingresso attuale della grotta. Ed è l'ingresso della grotta a partire dall'epoca dei Romani, sì, perché questo ingresso è di epoca romana e essendo che, come vedremo anche dopo, che questa grotta è stata frequentata anche prima dei Romani, come si entrava prima appunto che i Romani costruissero questo ingresso? Si entrava da questa cavità. Là si nota una struttura ad arco, non so se si vede dal video, forse no. Ecco, così si vede un po' quella struttura ad arco. Quella struttura lì è la testimonianza di ciò. Cioè, si scendeva proprio da questo lato qua, perché anticamente c'era solo questo buco, anzi forse ci si calava pure, un po' come le grotte di Castellana. Quindi immaginate quanto poteva essere molto più difficile accedere all'interno di questa grotta. Dopo, grazie a quel corridoio là. E proprio sopra, vicino a questo buco, si trova questa costruzione qua, che è la casa dell'eremita. Chi era questa eremita lo scopriremo tra poco, quando inizieremo ad addentrarci ancora di più all'interno della grotta. Già qui possiamo notare alcuni elementi come questo e come quello, che sono pezzi provenienti da antichi altari, e giù vedremo altri elementi simili. Quindi adesso scendiamo. Nel discendere verso l'interno della grotta è ormai obbligato, grazie appunto al fatto che questo tratto non è più percorribile, è ormai obbligato il passaggio davanti a questa struttura qua, per poter prendere quella scalinata in acciaio che è stata messa nel 2007 e fa parte di una serie di lavori di messa in sicurezza della grotta. E appunto si è obbligato a passare davanti a questa struttura qui. Di che si tratta però? Si tratta di un'edicoletta risalente al 1700, perché dovete sapere che proprio nel 1700 ci furono dei terremoti che interessarono queste zone, anche queste zone. Quindi diciamo, chi veniva all'interno della grotta, intimorito da ciò, intimorito da poter restare bloccato giù, costruì questa edicoletta e si fermava qua. E il crocifisso che si può osservare affrescato è il crocifisso nero della cattedrale di Minervino Murge, appunto il paese dove
ci troviamo un crocifisso a cui i minervinesi sono molto devoti e ritenuto miracoloso. Pensate che questo crocifisso l'ultima volta è uscito durante la pandemia di Covid. Molto bello, con tutti questi bei motivi affrescati. E un po' questa lavorazione anche qui sotto. Questa grotta si forma nel quaternario, quando la placca africana e quella asiatica si scontrano, si alzano le Alpi, si alzano gli Appennini e si alzano anche le Murge, che sono una degradazione degli Appennini. Erano un fondale marino inizialmente, ma forse non tutte le Murge, sì, perché la Puglia in quei tempi era più un arcipelago, dove le Murge erano quelle parti più alte, non tutte, però erano quelle parti più alte che formavano delle isole. Poi il livello del mare è calato. Non solo, si è alzato il fondale marino a seguito appunto dello scontro tra le due placche, come vi dicevo prima, e si sono create le Murge. Le Murge sono composte, come gran parte della Puglia, di roccia calcarea. Infatti tutta questa roccia qua è marna o comunque calcare. E questa roccia qua è una roccia per niente resistente, per niente elastica, quindi i movimenti tellurici della crosta terrestre la fessurano. Se noi infatti guardiamo le pareti della grotta, abbiamo tanti strati. Forse non si vede benissimo, però se metto lo zoom si vede un po' meglio. Tanti strati. E quello è proprio il fenomeno della fessurazione, quindi i movimenti tellurici dalla crosta terrestre hanno creato queste spaccature e l'acqua proveniente dai sovrastanti matitani. Cosa sono i matitani? Sono dei corsi d'acqua che si formano o si formavano in occasioni di grandissime piogge, e infatti quando si avviavano erano temuti perché si portavano giù di tutto, e quell'acqua lì passa attraverso queste fessure e scava la grotta come la conosciamo oggi. Possiamo vedere anche una testimonianza dello scontro tra placche, ed è questa grossa fenditura. Questo è quanto resta di quel antichissimo scontro tra placche, proprio sopra all'altare. Adesso scendiamo e non possiamo fare a meno di vedere un bellissimo soffitto con delle concrezioni e incredibilmente piatto. Scendiamo dalla scalinata, perché ormai questa parte qui non è più, da quella sbarra là a quel cartello là, questa parte qui non è più percorribile. Quindi qualora dovesse venire a vedere la grotta, ricordatevelo, perché è una parte molto pericolosa. In realtà anche quella, perché anche là cadono le persone, però lì sono stati messi dei paletti con una corda, invece qui non c'è niente, quindi sono molto molto pericolosi. Andiamo a vedere quindi adesso l'interno della grotta. Già notiamo anche altre strutture, ma ancora non vi dico di che si tratta, ve lo rivelerò quando saremo arrivati esattamente giù. Per il momento limitiamoci a scendere cercando di non farci male. Guardate come sono questi scalini, tutti sconnessi, umidi. Umidi anche perché ci sono, come vedremo anche dopo, cose come quella. Ne ho una anche qua, vicino al piede. Sono stalagmiti che si stanno formando. Ma ancora sono ben lungi da essere vere e proprie stalagmiti. Però, per intanto, sono bagnate e scivolose. E qua è... ci troviamo all'interno di questa grotta. Dovete sapere che questa grotta è sempre stata frequentata, parliamo anche di tempi preistorici, quindi proprio l'uomo delle caverne. A testimonianza di ciò, ritrovamenti di resti umani, sepolture umane addirittura, e anche manufatti a vasellame vario. E quindi questo ha lasciato
un po' interdetti, delle sepolture umane all'interno della grotta, quindi era effettivamente un luogo conosciuto da tempi antichissimi. La più antica citazione sia in una pergamena conservata nell'abbazia di Monte Cassino, che nomina, tradotto letteralmente dal latino, una certa spelonca del Salvatore, ovvero sia appunto questa grotta qua. E, il primo vero culto ovviamente è quello portato dai Romani. Qua abbiamo delle testimonianze oltre l'ingresso sopra, colonne come queste che come vedremo dopo hanno a che fare con i Romani. I Romani, quando arrivano qua, portano la loro religione. I Romani erano pagani, quindi portano il paganesimo qui e dedicano la grotta a un'altra divinità. Non c'era neanche la statua di San Michele attuale, c'era un'altra statua. E chi poteva essere questa divinità? Si pensa la dea Minerva, per cui secondo una delle ipotesi l'origine del nome di Minervino Monci, anche se è solo una delle ipotesi. Infatti il nome di Minervino avrebbe anche, secondo un'altra ipotesi, una diversa origine. Deriverebbe dal termine Monte Erbinus, Monte Erboso, tradotto dal latino, perché appunto erano monti effettivamente erbosi, ideali per i pascoli, cosa che c'è sempre stata a Minervino, sin dai tempi più antichi. Quindi anche sull'origine del nome di Minervino ci sono varie ipotesi, ma fatto sta che una sarebbe collegata appunto alla divinità che un tempo si trovava qua, la dea Minerva. Anche se non è certo che ci fosse la dea Minerva all'interno di questa grotta, quel che è certo è che c'era una divinità pagana. Poi ovviamente sappiamo come è andata a finire: l'impero romano nel 476 d.C. cade, e quindi si diffonde una nuova civiltà, una nuova religione, il cristianesimo, il cattolicesimo. Quindi con il diffondersi di questa religione la grotta verrà dedicata a un altro santo, o meglio un'altra divinità, questa volta cattolica, San Michele. E quindi l'8 maggio diventa il giorno di festa, perché effettivamente è proprio quello il giorno in cui si festeggia San Michele, anche a Monte Sant'Angelo, dove c'è stata una vera e propria apparizione. Ma che cosa succedeva quell'8 maggio? Vediamolo adesso. Per spiegarvelo bisogna che io vi faccia vedere questa parte qua della grotta. Abbiamo queste due torri. Beh, dovete sapere che durante la festività l'8 maggio si scendeva dentro questa grotta, e dentro la grotta stessa c'era la celebrazione. Adesso l'8 maggio è ancora giorno di festa, ma si fa davanti alla grotta la celebrazione, non certo dentro, visto che è pericolosa. È pericoloso comunque entrare all'interno, come vi ho detto anche prima. Ma a quei tempi noi dobbiamo immaginare che su questa torre quadrata qui c'erano le autorità, su questa rotonda c'era la banda cittadina e sulle scale tutto il popolo. Quindi immaginate un po' a mo' di anfiteatro romano quasi. Ma queste scale, come dico sempre anche a chi viene a visitare la grotta, sono naturali, perché guardate il soffitto, non so se si vede bene dal video, ma manca una parte di volta, manca proprio un pezzo della volta. In realtà non è che manca, però semplicemente si è staccato col tempo ed è scivolato verso giù, creando una discesa naturale, discesa che è stata solo resa un pochettino più percorribile dall'uomo. Abbiamo, come vi dicevo, queste quattro colonne, impossibile non notarne. Queste due di avanti sono di stile medievale, molto blande, molto semplici. Quelle due sul retro più elaborate sono una di stile corinzio e una di stile romano. All'interno è stata trovata anche una specie di lapide che adesso si trova al comune di Minervino, ma non si sa con esattezza a cosa servissero queste quattro colonne. Due sono le ipotesi principali: la prima, cioè che resti di un ciborio, una struttura come questa, quindi un'area dentro la quale si svolgeva la celebrazione, mentre un'altra ipotesi, suggerita da spuntoni di ferro sopra tutte e quattro le colonne, fa pensare a un sistema di illuminazione, quindi candele poste al di sopra, atte a illuminare l'ambiente circostante. Abbiamo l'altare in breccia corallina, materiale che troviamo anche in alcune decorazioni a Castel del Monte, ma abbiamo questo stesso tipo di altare, uguale preciso identico, che comunque ricordo che è del 1600, nella chiesa di Costantinopoli, sempre a Minervino. È la statua di San Michele
in polvere di pietra riproduzione di quella che si trova a Monte Sant'Angelo. Perché però San Michele è perché all'interno di una grotta? Innanzitutto perché San Michele? San Michele così, in questa posizione che sconfigge le forze del male, rappresenta appunto protezione, difesa, guardia. E anticamente, non avendo delle conoscenze delle grotte, si pensava che le grotte fossero un accesso all'infi, specie perché questa dietro continua, come vedremo dopo. Quindi mettere San Michele, protezione, difesa, guardia, significava proteggere dalle forze del male, impedire che queste ultime sgorgassero in superficie. Per cui San Michele. La grotta era accudita anche da un eremita, la casa è proprio quella che abbiamo visto lì sopra, come vi ho accennato prima. Questa eremita accudiva appunto pellegrini, i fedeli e tutto il resto, insomma chiunque volesse visitare la grotta, fino anche i pastori che all'interno della grotta trovavano un luogo di ristoro per le greggi. Ma il passaggio era obbligato, perché per entrare dentro Minervino bisognava passare appunto davanti alla grotta. Adesso faccio vedere anche effettivamente la strada. Stradina per entrare a Minervino era proprio quella che passava qua davanti, quindi questa, così, e che poi saliva dove sta quella chiesetta, Madonna della Croce, e poi arrivava fino là dove c'è quell'edificio rosso che adesso è l'ospedale, ma un tempo era un convento delle Tre Cappuccine. Quindi era questa la strada per entrare dentro il paese, ed era quindi d'obbligo, come vi dicevo, il passaggio davanti alla grotta. Ma un caldo tremendo. Quindi era un passaggio obbligato e quindi chiunque poteva entrare all'interno della grotta. Quindi l'eremita accudiva la grotta, accoglieva i visitatori, chiunque volesse accedere all'interno della grotta, ma distribuiva anche l'acqua raccolta all'interno di questa grotta perché è ritenuta miracolosa. Perché dovete sapere che qua lo stilicidio c'è ancora e c'era anche a quei tempi e quell'acqua era considerata miracolosa. Forse si serviva anche di questa concrezione. E qua si vede principalmente, no? L'acqua. Questa è una goccia d'acqua e questa è una concrezione, una stalattite. Quindi tutta la concrezione, la goccia d'acqua che sta per cadere. Qua si vede benissimo, ma anche qua. Ed è proprio questa la parte che forse è utilizzata, perché vedete, là c'è una specie di vasca all'interno. Questa è una formazione molto rara da trovare in Italia, questa specie di vasca di carbonato di calcio. È bellissima la conformazione che assume, infatti è denominata vello di pecora. Lo ricorda un po' effettivamente, anche se non si vede tantissimo, no? Anche lì. E questa parte qua invece ricorda una testa, capelli raccolti, la faccia, il viso di una donna, magari in ginocchio. E c'è questa parte qua, che viene chiamata lo scalpo. Guardate che bella. Ha una conformazione simile alla parte di sotto, ma non è esattamente uguale. Guardate qua, addirittura una goccia, non solo là, ma anche qua. Guardate che bello. Anche addirittura questa parte qui. Ce n'è diverse di concrezioni qui. Anche, vediamo se ve le trovo, qui dietro questa rete che fa parte sempre del lavoro di messa in sicurezza, queste altre qui. Non so se si vedono a tutte e due le gocce e così via. Addirittura una là, metto lo zoom. Questa qua non si vede troppo con lo zoom al massimo. Soprattutto queste, ma anche questa che sta qua, così sottili che sembrano cannucce, sono concrezioni in fase di formazione, perché quando si iniziano a formare sono proprio così, sono con queste come cannucce, anche più lunghe di queste, e sono cave, come si nota un pochettino qua. Sono cave. Vediamo se riesco. Non so se si nota tanto, ma sono appunto delle vere e proprie cannucce
dall'interno esce l'acqua che scivola comunque, e scivola anche dall'esterno in realtà. E quell'acqua poi cadrà sulla concrezione e contribuirà a farla crescere. Ce ne sono tante di piccole concrezioni così in questo punto della grotta. Forse l'eremita, ma quelli va anche di qua l'acqua. E adesso invece andiamo a vedere la parte sul retro. Guardate, ci sono un sacco di buchi, ma ve l'ho fatto vedere già tante volte, non c'è bisogno di farlo vedere ancora. Ma una parte che invece voglio mostrarvi è proprio questa, che io faccio sempre vedere ai visitatori. E a loro dico sempre che è un vero e proprio libro di storia, pagine aperte. Questo perché? Perché vedete com'è liscia la roccia? È particolarmente liscia. Ma non è quella tanto la particolarità, la vera particolarità sono proprio queste linee che sono state lasciate nel corso dei milioni di anni dall'acqua, man mano che il livello scendeva. Quindi, per fare tutto questo disegno, immaginate quante migliaia di anni sono passati. E dopo aver visto questa parte incredibile della grotta, che ha tanto da raccontare, andiamo dietro l'altare per vedere quella che è la continuazione che c'è qui dietro. Infatti va ancora giù, ma per i visitatori quella parte non è visitabile per motivi di sicurezza. Ma fino a un po' di anni fa invece era perfettamente visitabile. Poi ci si è reso conto che era un pochettino troppo rischioso, quindi si è deciso di chiudere questa parte qua. Ma vediamo cosa c'era esattamente qua. C'era innanzitutto qua una vasca in terracotta che si trova sopra, la vedremo dopo. E questa invece è un'altra acqua santiera di cui si serviva l'eremita, piena di acqua in questo caso. Può sembrare una concrezione particolare, e invece è di origine artificiale. Sì, perché si tratta di un capitello di colonna, cavo, messo lì, e l'acqua che cade da questa concrezione, denominata la Medusa, la trasformati in questo modo. Ma la grotta qua, per quanto ancora continua? Beh, secondo anche gli speleologi che l'hanno percorsa tutta, per una decina di metri. C'è uno stretto corridoio, in parte l'ho percorso anche io. Andatevi a rivedere il video se ancora non l'avete fatto, perché c'è ancora, insomma, il video. Per una decina di metri, poi c'è una piccola stanza spoglia, molto più spoglia, però proprio là in quel punto c'è. Quella parte bianca è una concrezione molto simile invece al velo di pecora, e se non quella è leggermente più sotto, ma sempre lì in quel lato. Comunque sia, c'è una piccola stanza alla fine di questo corridoio lungo 10 metri, in un angolo però è franato, quindi forse continua ancora, però chissà. Ma c'è una simpatica leggenda che dice che questa grotta continui fino ad arrivare sotto al comune di Minervino, quello che avrete visto nel pezzettino di prima della strada sopra sopra, quel grosso edificio sopra sopra. È una leggenda, si dice però che ogni leggenda ha un fondo di verità. E quale sarà la verità in questo caso? Questa è una grotta relativamente giovane rispetto a quelle di Castellana. Avete visto che ci sono alcune concrezioni sul soffitto, alcune che arrivano anche al metro di lunghezza e non di più. Ma non ci sono effettive stalagmiti o poche niente, e si possono osservare, no? Questi abbozzi che si stanno letteralmente formando adesso. Una qui, ad esempio, anche da quest'altro lato, per esempio, questi due punti bianchi, là e anche lì, ed è anche e soprattutto questo che rende pericoloso il discendere da queste scale, perché sono bagnate, perché c'è ancora lo stilicidio e sono quindi scivolose. Ma ce n'è una che è più particolare, perché è che faccio sempre vedere a chi visita la grotta, ed è non questa, che già è più elaborata, però vedete mi sta già cristallizzando, ma è questa qua lunga. Questa nella tradizione popolare chiamata occhio o ginocchio di Santa Lucia, era sempre toccata e insomma ci si toccava il corpo, perché là si pensava che questa concrezione
o meglio l'acqua di questa concrezione fosse miracolosa. Ovviamente adesso non si può più toccare niente, in qualunque grotta non si toccano le concrezioni. Ricordate però, questa è chiamata occhio o ginocchio di Santa Lucia nella tradizione popolare, e anche perché ricorda un po' per alcuni un ginocchio, per altri un occhio. Voi cosa ci vedete? Faccio anche vedere qua questa parte che è tutta cristallizzata, si vede anche senza il flash come sbrilluccica. È tutto carbonato di calcio e diventerà presto così. E vedete? Questa costruzione qua sopra all'entrata, che come vi dicevo prima è anche di epoca romana, cioè la casetta dell'eremita. Se voi verrete qua potete anche chiedere di visitarla, perché noi la facciamo vedere, anche se è utilizzata oggigiorno come magazzino della grotta. Però se volete dare un'occhiata chiedete quando venite qua. In un punto, ovvero questo, c'è una cosa che comunque nessuno ha notato, perché ficcandoci in questo buco c'è quello che resta di un'antica statua che probabilmente si trova qua cementata ancora. Qui sotto si notano ancora dei dettagli, no? Per esempio qua o qua sono tutti dettagli di questa statua. C'è questo, diciamo, piedistallo, una statua della Madonna, perché qua si vede un serpente, questa è la testa e qua si intravede un po' il corpo. Chissà che fine ha fatto, perché è stata distrutta. Forse qualche persona incosciente, incivile e irrispettosa. E questo è quello che ne rimane. E non sappiamo esattamente in che epoca c'era questa statua, effettivamente. Proprio dal punto nella quale abbiamo iniziato, si nasconde un'altra chicca, ovvero questa. Di che si tratta? Di un'edicoletta del tutto identica a quella che vi ho mostrato prima con l'affresco della croce, solo che qui l'affresco si è deteriorato velocemente e quindi è stata riadattata a mangiatoia, mettendo questo pezzo qua. E questi sono i resti di quella che era l'acqua santiera che si trovava dietro l'altare, quella che vi ho detto prima. Qui è l'ingresso, vedete, questo è l'ingresso, proprio qua si trovano le lanterne che sono state ritrovate all'interno della grotta. Come potete vedere c'è praticamente questa che è perfetta, e poi ce ne sono delle altre che sono quelle che sono state citate anche nel documentario di Giacobbo e che sono state trovate anche dal sottoscritto. Bellissima questa che è bianca rispetto alle altre che sono tutte verdi, anche quella si vede che è verde sotto, anche se c'è quella patina bianca. Invece questa è proprio bianca, con la punta celeste. Saranno di epoca medievale. E questa era la visita alla grotta di San Michele. Che cosa ne pensate? Beh, io vi invito comunque a vederla dal vivo, perché dal vivo è molto, molto più affascinante. È meraviglioso. Quindi mi raccomando, se volete visitare la grotta, potete scrivermelo tranquillamente anche sotto nei commenti, ma potete facilmente trovare il numero anche, insomma, su internet. E noi, come sempre, ci rivediamo nel prossimo video. Alla prossima.